Accendi aspirapolvere. Ok. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Antonio e quest'oggi voglio parlare con voi di un dispositivo che ho provato per veramente tanto tempo prima di registrare il video perché volevo veramente essere sicuro e darvi proprio un feedback reale dell'utilizzo di questo dispositivo. Lo uso da settembre, adesso sto registrando a marzo, veramente nessun problema e mi trovo veramente da Dio. Parliamo di un aspirapolvere robotizzato, quindi il classico robottino che passa negli appartamenti, ma però con la stazione di ricarica. La stazione di ricarica aspirante. La stazione di ricarica ce l'abbiamo quasi tutti, ma aspirante è veramente una figata, perché questo robottino io non gli faccio manutenzione da non so quanto tempo. Beh, la manutenzione classica, ordinaria, voglio dire, pulire un po', la spazzola sotto o le spazzole laterali, quella sì, ovviamente, ma lo svuotare il sacchetto dietro non lo faccio praticamente mai perché lo fa da solo. Questo sacchetto qua, poi adesso questo dispositivo parla anche in italiano, ma io questo recipiente qua non l'ho mai svuotato. Sono andato a pulire 2 volte i filtri perché ogni tanto i filtri vanno puliti, ovviamente questi qui dalla parte superiore, ma non l'ho mai svuotato perché adesso lui si cattura la polvere. Il robottino tramite questo ingresso, ma poi quando va nella stazione di ricarica, vediamo più tardi un filmato, si posiziona con il retro del robottino su la base aspirante, quindi aspirapolvere, e quindi va con la sua forza, perché c'è un altro aspiratore appunto nella base di ricarica, va ad aspirare tutto il contenuto di questo recipiente. Quindi io mi dimentico assolutamente di questo robottino. Sacchetto della polvere indietro. Parla sempre in italiano quando si fa un'azione. Io mi dimentico praticamente sempre di questo robottino. Si va a pulire da solo. Dopo 2 o 3 mesi, 1 mese, 2 mesi, a seconda di quanto lo utilizziamo, di quanto è sporca la casa, andiamo a cambiare, a sostituire il sacchettino, proprio il classico sacchettino di aspirazione presente appunto nella parte aspirante. E lì il gioco è fatto. Veramente una comodità assurda. È abbastanza grande il sacchettino appunto del robottino, però ogni volta che se lo pulisce, io ho notato in questi anni, cioè in questi mesi, è veramente, veramente interessante perché te lo va a pulire alla perfezione, una bella potenza, ti lascia sempre il recipiente del robottino vuoto e va sempre in giro pulito. È veramente una comodità incredibile. E questa è veramente la particolarità più interessante secondo me di questo dispositivo. Un prodotto veramente che mi piace molto. Appunto, quindi dicevamo, lo scarico automatico del sacchetto. Poi abbiamo visto che parla in italiano, quindi partenza, stop, problemi, parla in italiano. Quando lo cerchiamo parla in italiano. Poi ha una grandissima mappatura laser, quindi questo sensore in alto mappa in maniera laser la nostra casa e vediamo appunto la nostra casa sullo smartphone. Possiamo scegliere il punto esatto di dove mandarlo, come pulire. Veramente non è un robot stupido, veramente molte intelligenze. Supererà gli ostacoli, li dribblerà proprio alla perfezione. Se l'ostacolo è più alto del laser, lui lo rileva tranquillamente. Poi davanti abbiamo sensore davanti, sensore laterale, sia di qua che di qua, e sotto abbiamo i 2 sensori per impedire che cada dalle scale, quindi veramente eccezionale. Qua la terza rotella, le ruote carro armate, quindi guardate che escursione che hanno queste ruote, riesce a superare perfettamente gli ostacoli. Anche la base rotante, comunque, se supera un ostacolo, ce la fa ancora ad aspirarlo perché è frizionata, diciamo, anche questa, le 2 spazzole laterali. La base di ricarica davanti e quando va sul retro, qui hai 2 sensori per capire quando è in retromarcia, quindi parte l'aspirazione dal retro. Più tardi comunque vi farò vedere tutto. Davanti abbiamo
power, quindi facciamo partire un'azione anche fisicamente, e il tasto per mandarlo in ricarica. Se si premono tutti e due contemporaneamente per 5 secondi, avviene il reset del wifi. Qui di lato abbiamo ancora un tasto di reset, proprio per le impostazioni. Comunque il reset del wifi lo fate da qua. Questo reset del wifi mi è servito principalmente per il fatto dell'applicazione. L'applicazione in confezione, comunque la casa consiglia la propria applicazione proprietaria, Oniture, comunque del marchio dell'aspirapolvere. Quell'applicazione è fatta molto bene. È copia e incolla dell'applicazione Smart Life, ma ha un grosso limite. Non ci permette di comandarlo con gli assistenti vocali. Allora, cosa ho dovuto fare dopo aver sentito l'assistenza, comunque l'azienda? Resettare, cancellare quell'applicazione perché a quanto pare serve a poco, cioè non è che serve a poco. Se vogliamo comandarlo con gli assistenti vocali non va bene. Quindi ho cancellato quell'applicazione e l'ho installato su Smart Life, che è praticamente la stessa identica applicazione, solo che, come sappiamo, Smart Life ci permette di utilizzare i dispositivi con gli assistenti vocali, con gli shortcut di Siri. Abbiamo grandi soluzioni in più, soluzioni che quell'applicazione proprietaria non ci permetteva. Quindi adesso che ce l'ho con Smart Life, lo posso utilizzare anche con gli assistenti vocali. Gli chiedo all'assistente di fare partire l'aspirazione, me la fa partire. La pecca è che me la fa partire sempre in aspirazione totale della casa. Non posso dirgli aspira la cucina, aspira la sala, però quella è così. Dall'assistente vocale posso fare così, però posso prendere il telefono, selezionare cucina, vai a pulire in cucina, oppure posso selezionare un angoletto della casa, va a pulire quell'angoletto sotto il tavolo, oppure dove scegliamo noi. Quindi, detto questo, vi ricordo che se vi sono stato utile nei video passati oppure in questo video, mi farebbe molto molto piacere l'iscrizione, perché come sapete il supporto fa sempre molto molto piacere. Adesso vi lascio all'unboxing dei brevi filmati, dove faccio vedere appunto il funzionamento di questo dispositivo, di questo robot aspirapolvere, che trovo veramente eccezionale. Bene ragazzi, vediamo cosa contiene il nostro pacco per il robot aspirapolvere. Da questa parte vediamo subito le varie didascalie. Dietro appunto è spiegato bene le spazzole, come funzionano, la base che andrà in ricarica e appunto il sistema per svuotare il sacchetto all'interno. Andiamo subito ad aprire. Apriamo qui gli accessori e il robot aspirapolvere, diviso in sezioni. Qui abbiamo gli accessori spiegati con le istruzioni, quindi le varie spazzole per lavare. Qui abbiamo anche i panni, appunto, sempre per lavare e pulire, filtro. Qui abbiamo la base di ricarica e appunto di smaltimento, comunque aspirazione del sacchetto. Dall'alto qua si pulisce il sacchetto, si apre, dentro c'è il sacchetto aspiratore. Qui nel basso è dove andrà in ricarica l'aspirapolvere e il cavo con l'asciugo in testa. Poi sempre lì dentro c'era anche i sacchetti di ricambio per l'aspirapolvere in alto. Dopodiché non ci resta che aprire il robot aspirapolvere. Tolgo il coperchio. Le spazzole sono bene visibili già da fuori. Tolgo la prima plastica e lo possiamo vedere qui con le spazzole sotto
molto morbide, ruote, ruote belle alte, ammortizzate. Guardate quanto sono ammortizzate queste ruote. Qua sotto l'aspirapolvere che gira, i due pioli appunto per la ricarica, e qua dietro c'è appunto lo slot dove va a scaricare la sporcizia nell'altro aspiratore. E qui davanti abbiamo l'anticollisione. Ho dovuto togliere due pezzi di plastica. Possiamo vedere che questa parte qua bascula, come tocca un ostacolo, torna indietro, quindi fa da ammortizza, non va, per dire, tocca una sedia, sbatte qua e torna indietro. Ma andiamo subito a vedere il funzionamento. Andiamo qui a vedere dopo la pulizia come va a svuotare il suo cassettino portapolvere. Trova la stazione, quindi grazie al suo laser e gli specchi presenti sulla stazione, si ruota di 180 gradi, quindi va in retromarcia e scarica tranquillamente tutta la polvere presente. Ok, ora vediamo come va a seguire un perimetro. In questo caso ho fatto partire una pulizia solo in quell'area. Trova l'ostacolo, segue l'ostacolo in tutti i bordi alla perfezione. Una volta che ha finito di seguire i bordi, proseguirà per il suo lavoro, quindi andare avanti e indietro per la stanza. Però possiamo vedere come il radar funziona benissimo e segue tutto il perimetro, dell'oggetto. L'audio è originale, quindi questo è il volume del motore al massimo. In questa prova sono stato cattivo. Ho messo sul pavimento una montagnola di zucchero, proprio zucchero da caffè, zucchero grosso. Avendo fatto la montagnola, cosa è successo? Se l'è un po' portato in giro, quindi l'ha spinto con le spazzole laterali verso sinistra. Quello dove è passato sopra non c'è stato nessun problema, l'ha aspirato. Quelle che l'ha sparsa a sinistra, ovviamente le ha sbattute un po' più a sinistra. Ma il problema non è importante perché, come vediamo, dopo ho fatto il passaggio a sinistra e l'ha aspirato. In questo caso avevo impostato che fa due passate su ogni zona della casa, quindi impostando le due passate il problema non esiste perché va ad aspirare tutto senza problemi. Vediamo un po' l'applicazione come si comporta. Questa è tutta la mia abitazione divisa appunto in partizioni, in stanze. Le lineette blu che potete notare sono il passaggio del robottino l'ultima volta che ha lavorato, quindi posso vedere esattamente dove ha pulito, dove non ha pulito, e il giro proprio sopra esattamente dove è passato. Andiamo appunto a vedere il menu. Abbiamo il programma che appunto seleziona quante volte a settimana dove farlo passare. Qui abbiamo il telecomando dove possiamo usarlo in manuale. Il trovami, appunto il robottino dirà a parole sono qui. Quante volte passare da una singola zona, il boost del tappeto che è molto consigliato, la lingua in cui parlerà l'aspirapolvere, appunto la manutenzione, lo stato dei filtri, se sono da cambiare o no, qui è roba personale, indirizzi Mac, eccetera, eccetera. Il disco dirà quando ha lavorato, quando non ha lavorato. Poi possiamo impostare appunto un punto, un'area predefinita dove andare a lavorare.
come dicevo prima, dividere in partizioni. Le partizioni sono fatte molto bene. La prima volta che avviamo l'aspirapolvere si dividerà la casa in stanze. Se non capisce bene dove sono le porte, non c'è problema, gli andiamo a dire noi manualmente con delle partizioni dove sono le stanze. E possiamo vedere in questo caso in live proprio mentre il robottino lavora, noi lo vediamo muoversi nell'applicazione proprio in live, quindi ottima cosa. Bene, spero vi sia piaciuto il video. Se avete delle domande, come sempre, scrivete nei commenti perché sono sempre a vostra disposizione, come sapete. Una cosa che non vi ho detto prima è che questo dispositivo lava anche. Come avete visto sicuramente nell'unboxing, possiede questo map, questa pezza in confezione, ce ne sono diverse, con questo serbatoio. Noi riempiamo il serbatoio d'acqua e lo andiamo appunto ad agganciare nel retro del motore, quindi proprio nel retro del nostro aspirapolvere. In questa condizione, con questo pieno d'acqua, sarà sempre umido questo mappetto e andrà ad aspirare e a lavare casa. In questa condizione non svuoterà in automatico il sacchetto perché la porta è appunto chiusa dal mappetto, però aspirerà una volta tolto il mappetto, che lo andremo a cambiare, a lavare, ci andrà appunto a svuotare anche la polvere. Lo trovo veramente ottimo in aspirazione, un po' meno sotto il punto di vista del lavare casa, perché non è un lavaggio proprio attivo, un po' passivo, bagna il mappetto poi si sporca. Dovremmo stare lì a metà lavaggio a cambiarlo. Non lo trovo eccezionale dal punto di vista di lavare, ma dal punto di vista aspirazione è veramente eccezionale, col plus appunto di avere questo stand dove possiamo svuotare la polvere. Quindi io vi ringrazio per la visualizzazione, vi ricordo che potete seguirmi anche sui miei social se volete e ci vediamo ad un prossimo video.